Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questa è una nuova rubrica che faccio in collaborazione con Giulia del canale Hina Yoshimoto. Ovviamente troverete il link del suo canale giù nell'info box. Saranno una serie di video su come passare il tempo in questa quarantena, quindi delle idee su delle attività da svolgere in casa. Giulia ha già caricato il suo video, è un video con una cosa da fare adatta a questo periodo di Pasqua, un'attività da fare insieme a bambini, perché lei ha una bambina. Io invece in questo primo video vi farò vedere come fare la schiacciata. Qua a Livorno si chiama schiacciata, sarebbe una specie di focaccia. Comunque saranno video amatoriali, io infatti sarò in pigiama, insomma video un po' così da passare per passare il tempo insieme, niente di professionale, ecco. Premetto che io non so cucinare e la schiacciata ho imparato a farla in questi giorni di quarantena, però devo dire che mi sta venendo strabuonissima, quindi ho deciso appunto di condividere questa ricetta con voi. Se questa serie di video vi piacciono e ne volete vedere altri, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e anche a quello di Giulia. E adesso vi lascio alla ricetta. Allora, per gli ingredienti li trovate tutti scritti nell'info box. Comunque ci servirà la farina, il sale. Il lievito, questo qua in bustina, che è da 7 grammi ed è il lievito quello per pizza. So che adesso è un po' difficile da trovare, comunque se lo trovate servirà questo. Poi vi farò un altro video magari dove facciamo qualche ricetta, non so se la pizza, ora vediamo, con il lievito quello in panetto. Poi ci servirà acqua tiepida, un pochino di zucchero e l'olio. Come prima cosa andiamo ad aggiungere alla farina il lievito. Mettiamo tutto. Poi aggiungiamo il sale e lo zucchero. Nella ricetta c'è scritto mezzo cucchiaino di sale, io ne ho messo uno. Quindi appunto ho messo un cucchiaino in modo da farla leggermente più salata. Vado a mescolare questi ingredienti, dopodiché vado ad aggiungere l'olio. Poi andiamo ad aggiungere l'acqua poco per volta. Io utilizzo il cucchiaio, comunque, insomma, se volete farlo a mano potete farlo, però a me dà fastidio avere poi l'impasto appiccicato alle mani, quindi utilizzerò le mani solamente all'ultimo. Dopo che abbiamo impastato per bene, abbiamo ottenuto un impasto uniforme, lo lasciamo riposare coperto da un panno per un'ora in un luogo asciutto e tiepido. Ora, di questi tempi va bene anche a temperatura ambiente, però se fa freddo magari ecco, teniamolo dentro al forno a una temperatura molto 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 bassa, ma preriscaldato e poi spento, e lo lasciamo appunto riposare un'oretta. Ok, allora è passata un'ora. L'impasto si è gonfiato. Adesso lo prendiamo, impastiamo pochissimo solamente per togliere le bollicine di aria e poi si va a stendere in una teglia unta di olio, ma in realtà io ci metto la carta forno e quindi l'olio non lo utilizzo perché così faccio prima e non sporco niente. A questo punto non l'abbiamo stesa, la stendiamo abbastanza fine con le mani, non importa il mattarello, facciamo prima con le mani, e la tappiamo nuovamente con uno strofinaccio e la facciamo riposare per altri 20 minuti. Ok, passati questi minuti, ha lievitato ulteriormente e adesso andiamo con le mani a fare i buchini in questo modo. Fatto questo, tappiamo nuovamente e aspettiamo altri 10 minuti. Ok, a questo punto la cosa che ci resta da fare è cospargerla di olio e di sale grosso. Noi non abbiamo quello grosso, mettiamo quello fine, va bene lo stesso. Dopodiché va infornata per 25 minuti a 200 gradi.